Buongiorno, bentrovati in questo nuovo video domenicale. Prendete carta e penna perché è ora di prendere appunti. In questo video vedremo un piccolo riassunto di ciò che ci aspetta nei prossimi 30 giorni, ovvero un mese di ottobre veramente denso di appuntamenti, con tanti nuovi lanci sul mercato, nuovi smartphone, uno più bello dell'altro, uno più interessante dell'altro, quindi mi raccomando, drizzate bene le antenne perché è il momento di segnare qualche appuntamento da non perdere nei prossimi 30 giorni. Andrò in ordine cronologico. Honor, il 2 ottobre. In realtà Expert con un volantino ha rovinato la festa di Honor View 10 Lite. Questo è il nome con cui sarà commercializzato in Italia l'Honor 8X, un telefono veramente molto carino, con un bel design, uno schermo enorme, 6,5 pollici, Full HD+, lettore di impronte posteriore, costruito in vetro e metallo. Attenzione, 4 GB di RAM e 128 GB di ROM, Kirin 710 con MPU, Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC e ancora porte micro USB, purtroppo, però dietro 20 megapixel più 2 megapixel per i dati di profondità, davanti 16 megapixel la selfie cam, potrebbe essere veramente un telefono convincente, una via di mezzo tra P Smart Plus, Mate 20 Lite, ma con qualcosa in più. Prezzo 299 euro, veramente una bomba. Il giorno dopo, il 3 ottobre, LG V40 ThinQ poteva essere uno dei pezzi forti del mese, ma pare proprio che per il momento non arriverà in Europa e quindi anche in Italia. Un vero peccato perché è uno smartphone super equipaggiato, con schermo OLED da 6.5 pollici, un notch con due fotocamere, jack audio, connettività ovviamente completa da top di gamma, Snapdragon 845, DAC audio, 3300 mAh di batteria, 6 GB di RAM e 128 di ROM nel taglio base, ma soprattutto un nuovissimo comparto fotografico con ben 5 fotocamere, di cui 3 dietro e 2 davanti. Quelle davanti, ve l'ho già dette, dietro, configurazione secondo me dei sogni, con 12 megapixel f1.5, diciamo nella cam standard, quella principale, poi un sensore da 16 megapixel con apertura f1.9 grandangolare e un terzo sensore da 12 megapixel apertura f2.4 con zoom ottico. Il giorno successivo vedremo il Nokia 7.1 o forse 7.1 Plus, c'è ancora un po' di indecisione sul nome, un nuovo smartphone di fascia media di Nokia, noi assisteremo anche alla presentazione, quindi arriverà la nostra anteprima molto probabilmente, se non ci sono intoppi ovviamente. Snapdragon 710, 4 GB di RAM, 64 di ROM, un puro fascia media da 399 euro, con Android One, sembra praticamente il Nokia 7 Plus con notch, un design diverso e un aggiornamento del processore che è il 710, quindi sicuramente migliore. Non a caso ci sono anche due fotocamere posteriori che sono le stesse del 7 Plus, 12 più 13 megapixel con standard più zoom. Lo stesso giorno ci sarà il lancio in Italia del ROG Phone, quindi scopriremo quanto costerà e quando arriverà. Questo prodotto è una figata totale, l'abbiamo già visto in anteprima all'IFA e le immagini che state vedendo le abbiamo girate proprio in fiera. Vi lascio linkato direttamente qua in descrizione il nostro video di anteprima, dove Alberto vi spiega tutto per filo e per segno con un video bello dettagliato in cui potete vedere per esempio anche tutti gli accessori che sono collegati a questo ROG Phone. Secondo me è il telefono più bello e interessante che è stato presentato durante l'IFA di Berlino qualche settimana fa. Poi arriviamo al 9 ottobre, lancio di Google e di suoi prodotti, quindi Pixel 3, Pixel 3 XL, dei quali sappiamo praticamente tutto, nel senso che il design è stato già svelato più e più volte, sono usciti dei video in zone, insomma veramente si è detto di tutto e di più di questi smartphone, quindi non ci sono grosse novità da scoprire, ma sapremo per esempio quanto costeranno, quando arriveranno in Italia, se ci saranno altri accessori, altri prodotti oltre ai Google Pixel, e poi finalmente potremo provarli, si avvicina sempre di più il giorno della presentazione, quindi dal 9 in poi potrà uscire anche qualche contenuto nostro, proprio con le nostre prime impressioni, anche qualcosa in più su questi smartphone, ma il 9 ottobre, segnatevi questo appuntamento, seguiremo la live di presentazione insieme con una trasmissione commentata su YouTube, vi comunicheremo poi ovviamente altri dettagli, mi pare sia nel tardo pomeriggio, comunque la seguiremo insieme perché comunque si tratta sempre di Google, di un lancio importante dove magari verranno comunicate anche delle novità su Android, di altri prodotti interessanti soprattutto per la smart home, quindi ci sono già delle curiosità di cui vi parleremo all'interno della nostra live. Non ci si ferma più, l'11 ottobre verrà presentato il Samsung Galaxy A9 con un evento internazionale direttamente a Milano e noi saremo chiaramente presenti, uno smartphone sicuramente curioso,
perché ha ben 5 fotocamere, di cui 4 sulla parte posteriore e un design di cui, insomma, si può anche discutere. A quanto pare le 4 fotocamere saranno una standard da 24 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 120 gradi e due fotocamere zoom da 5 e 10 megapixel. Forse quella da 5 servirà per la profondità di campo, non si sa ancora. Frontalmente invece un'altra selfie cam da 24 megapixel. Un telefono con 6,28 pollici di display, quindi insomma bello grande, ma con ben 3720 mAh. Due tagli di memoria 464 e 628. Il processore dovrebbe essere o uno Snapdragon 660 o uno Snapdragon 710. E fosse così mi piacerebbe davvero tanto, perché non ci sarebbe il solito Exynos, diciamo così. Il prezzo, beh, prevedo che sarà poco contenuto, ma dobbiamo ancora scoprirlo. Poi il 16 ottobre ci sarà la star veramente del mese, secondo me, il device che per gli appassionati è quello forse più interessante, Huawei Mate 20 Pro. Dovrebbe essere lo smartphone quasi definitivo, stando almeno agli ultimi rumor, che se verranno confermati, beh, sarà veramente incredibile. Kirin 980, doppia NPU, tre fotocamere posteriori disposte al centro con un design frontale praticamente borderless e addirittura sblocco 3D accoppiato al lettore di impronte sotto il vetro, ricarica wireless rapida, connettività completissima, poi nuove tecnologie interessanti come lo sblocco con l'impronta vocale a conduzione ossea grazie all'ausilio di cuffiette proprietarie. In pratica voi mettete le cuffiette e parlando normalmente vengono generate delle vibrazioni che vengono captate da questo sensore posizionato sulle cuffiette, che è in grado evidentemente di conoscere in maniera univoca la vostra voce. Poi ci sarà un sistema di raffreddamento al grafene, per finire una batteria da 4200 mAh con tanto di ricarica rapida di seconda generazione che dovrebbe raggiungere il 70% di carica in mezz'ora. Dovrebbe arrivare in Italia anche il Mate 20 normale, quindi non la versione Pro, invece l'anno scorso vi ricordate che era arrivato solo il Mate 10 Pro e non il Mate 10, tra i due telefoni non dovrebbe cambiare moltissimo, qualcosa in meno ovviamente, magari la ricarica rapida, lo sblocco 3D, potrebbe non esserci per esempio lo sblocco col riconoscimento dell'impronta vocale, insomma cose così, ma nulla di trascendentale. Comunque noi saremo presenti il 16 ottobre sicuramente a Londra, ci stiamo già muovendo per portarvi dei contenuti di qualità, anteprime, approfondimenti eccetera su questi due smartphone che sono sicuramente tra i pezzi da 90 dell'anno. Vi lascio però in descrizione un video che ha realizzato qualche tempo fa Alberto, già comunque piuttosto attuale con tutti anche gli ultimi aggiornamenti, sul Mate 20 Pro, dove vi dice praticamente quali sono tutte le specifiche attese, gli ultimi rumor su questo smartphone. Poi il giorno successivo, 17 ottobre, OnePlus 6T, l'ultima notizia che riguarda il 6T ufficiale è che non avrà il jack audio ma avrà una batteria maggiore, probabilmente da 3700 mAh. Poche novità sul comparto fotografico e sul design rispetto al OnePlus 6, ci sarà però il lettore di impronte digitali integrato nel display e un notch molto piccolo a goccia, decisamente bello esteticamente. Insomma, uno smartphone concreto e attesissimo, non vedo l'ora di provarlo e come sempre vi daremo copertura completa sul prodotto, unboxing, focus, recensione e quant'altro. Si tratta giusto di attendere un paio di settimane. Vi lascio in descrizione anche in questo caso un video sugli ultimi rumor realizzato da Alberto. Poi non è finita, perché il 26 ottobre ci sarà la presentazione dell'Honor Magic 2, di cui è già stato anticipato il design e qualche caratteristica durante l'IFA. Non sappiamo se arriverà mai in Italia, ma è comunque un prodotto da tenere sott'occhio perché include cose che magari vedremo da noi su un futuro Honor. Vi ricordo che tra poco dovrebbe quasi arrivare il momento del successore di Honor View 10 e chissà che possano trovarsi delle cose interessanti viste almeno sull'Honor Magic 2 in presentazione il 26 ottobre. Le due caratteristiche più interessanti di questo prodotto sono il design borderless con lo slider alla Oppo Find X, quindi che scopre le fotocamere, e un lettore di impronte sotto il display. Pare anche che verrà fatto uso di grafene. Qualcuno addirittura ha ipotizzato una batteria al grafene, ma io sinceramente ho i miei dubbi. È più facile che ci sia magari un sistema di raffreddamento, un po' come quello che dovrebbe esserci anche sul Mate 20 e Mate 20 Pro. E infine, extra bonus, anche se non abbiamo ancora la data, si vocifera di un Mi Mix 3 in arrivo imminente. Io sinceramente dubito che arriverà ad ottobre se il reparto marketing non fa follie, vista l'affollamento insomma che avete già visto per questo mese. Ma non è detto, perché comunque in Cina
le cose funzionano un po' diversamente, magari il lancio globale potrebbe arrivare un pochino dopo, non tanto dopo perché siamo già a 3 mesi da ottobre, mancano poi 3 mesi a Natale e questo è il periodo in cui praticamente nei reparti commerciali vedono solo una cosa: vendite, vendite, vendite a Natale, quindi bisogna anticipare molto i tempi delle presentazioni. A proposito di Mi Mix 3, sappiamo che non avrà più la fotocamera in basso a destra, quindi ci sarà invece un design borderless, probabilmente lettore di impronte sotto il vetro, con ogni probabilità un meccanismo con uno slider alla Oppo Find X, ma manuale, non elettrico, il che potrebbe essere comunque una buona soluzione sicuramente da vedere. Potrebbe esserci anche il riconoscimento 3D del volto. Io i miei dubbi in accoppiata col sistema slider, ma mai dire mai, perché insomma Xiaomi quest'anno soprattutto ha fatto delle scelte strane, no? Tra Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 Lite, anzi SE, non mi veniva più il nome di questo smartphone. Sarà mica che Xiaomi quest'anno ne ha presentati un po' troppi? Ma tra l'altro abbiamo fatto la recensione pochi giorni fa del successore del Redmi Note 5, la trovate nel nostro ultimo video del canale, e non ha convinto tantissimo Alberto, proprio forse a causa di questa smania di presentare roba nuova anche quando non c'è niente di veramente concreto da aggiungere a dei modelli già ben riusciti. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, è diventato un po' lungo, speravo fosse un pochino più corto, ma c'era veramente tantissima roba, tantissima carne al fuoco. In descrizione trovate il link alle pagine tag complete di questi smartphone, quindi con tutte le informazioni per ognuno di loro, divise con le informazioni, design, hardware, prezzo, tempi di uscita, eccetera, 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 gli ultimi rumor. Poi ovviamente vi terremo aggiornati sui nostri social network, soprattutto su Instagram, per non perdervi questi appuntamenti, e cercheremo di darvi una copertura completissima su tutto quanto, ovviamente nel limite del possibile. Bene, direi che è davvero tutto, se vi è piaciuto questo video un bel like, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!